sarà aggiornato la prossima settimana. Ci colleghiamo con Marco Marchese perché è arrivato il momento della consueta rubrica sull'amianto, lacrime d'amianto, curata proprio da Marco Marchese. Marco dovrebbe essere pronto, già in linea, vediamo se risponde alla nostra chiamata Skype. Pronto Marco? Pronto Marco? Eccoci. Oh, perfetto, ti vedo anche perfettamente. Favorisco il tuo ingresso in video. Come stai, Sì, Marco? benissimo. Ci Guarda, rivediamo. bene, molto bene, Dovresti grazie. abbassare il microfono, Marco. Abbassare il microfono? Sì, ce l'hai in testa. Ah, ecco qua, sì, bene, ora mi sentite bene. Adesso ti sentiamo bene, perfettamente. Bene. Ok, allora Marco, dunque, quello che hai indicato in palinsesto per questa puntata di Lacrime d'Amianto è il Sì. processo Eternit, gli aggiornamenti sul processo Eternit. Se tu sei d'accordo, visto che questa volta non manca non ti serve un interlocutore in particolare, io ti lascerei la conduzione dell'intera puntata, in modo da concedermi un momento di pausa, tanto non serve un interlocutore. Sei d'accordo? Va bene, concediti pure un momento di pausa e ogni tanto dai un'occhiata se il collegamento è No, no, rimasto in piedi. senz'altro, quello Però io ho senz'altro. bisogno però della tua assistenza, vabbè, ma con la chat credo di sbrigarmi perché c'ho un altro computer qui a fianco a me, quindi se c'è qualche domanda risponderò prontamente. Perfetto Marco, allora lo spazio di Marco Marchese, Lacrime d'Amianto, lasciamo a Marco la linea e chiaramente benvenute sono le domande della chat. Certamente, bene. Allora, un saluto prima di tutto ai nostri web ascoltatori. In questo momento abbiamo qualcuno in linea che ci sta seguendo in diretta, abbiamo persone sulla chat. E se ogni tanto mi vedete girare la testa è perché ho un altro terminale da quella parte. Ho dovuto risolvere così i miei problemi con Skype. Spero che, dotandomi di un altro PC esclusivamente dedicato soltanto per il collegamento Skype, in modo che questo non possa essere disturbato da nessun altro programma, virus o quant'altro, perché non riesco a risolvere i problemi sul mio computer tradizionale. Questi però sono dettagli. Oggi abbiamo cose, diciamo, molto più importanti da discutere. Intanto c'è Oano89 che dice buonasera, io la saluto con assoluto affetto, anche Asso84 ci saluta e ricambia affettuosamente. Abbiamo anche la presenza di Americano, il quale, nonostante la querela degli ultimi giorni e le risposte che ha ricevuto sul sito internet sulle osservazioni che aveva fatto su uno scritto che ho pubblicato recentemente, ha avuto delle esaurienti risposte. E vabbè, adesso non è il caso di riaprire polemiche, altrimenti ci incastriamo nuovamente in una serie di polemiche sterili, inutili e che non ci portano da nessuna parte. Però l'intervento polemico di Americano è stato assolutamente utile perché ci ha dato la possibilità anche di sciogliere dei dubbi su come è fatto l'amianto, per esempio, piuttosto che tutta una serie di dati tecnici, a partire da quel dato assolutamente sconvolgente, 3.000 morti l'anno per malattie asbesto correlati, che ahimè sono assolutamente reali, concreti e che sono certificati dal RENAM. E ho postato proprio sul nostro sito internet www.tvradicale.it proprio un reportage, un'intervista fatta al responsabile del RENAM, RENAM è il Registro Nazionale Mesoteliomi, fatta quindi un'intervista al responsabile del Registro Nazionale Mesoteliomi, fatta da una fonte assolutamente autorevole, l'ADN Cronos. Chiaramente non siamo noi che diffondiamo, che studiamo i dati sull'amianto, perché non siamo degli esperti, posto che in Italia esperti su questa materia, a parte i signori che lavorano al Registro Nazionale Mesoteliomi, non ce ne sono e loro sono gli unici che hanno una visione completa della materia. La puntata di oggi di Lacrime d'Amianto io volevo dedicarla un po' più a quello che è il processo di uno dei processi, uno di quelli che quando si chiuderanno si dirà questo è il processo del secolo, ecco. Il processo del secolo perché è importante, alla sbarra ci sono due personaggi che sono rispettivamente Stefan Schmidheiny,
che è un miliardario svizzero. Voglio precisare che dietro la parola miliardario non si nasconde nulla di ideologico, altrimenti riapriamo tutta una querela con Americano. Guarda, scusate, io devo interrompere. Americano dice: è una balla. No, guarda, Americano, le balle io non le dico, le balle le dici tu. Vatti a sentire l'ADN Kronos che ha confezionato quel servizio. Di conseguenza, guarda, balle noi non le raccontiamo. Quindi, purtroppo, i fatti sono questi. Io ti ho dato delle risposte, ti ho citato delle fonti. Poi se tu non vuoi ascoltare, non vuoi sentire, non vuoi capire, questo diciamo è un problema più tuo, però non ti puoi permettere di dire che noi diciamo delle balle perché purtroppo le cose non stanno così. Allora guarda, se tu ti devi comportare in questo modo maleducato, io te l'ho già detto diverse volte, allora io non ritorno indietro dalla mia determinazione e da questo momento cioè, non ti rispondo più perché onestamente non ne vale la pena. Allora, detto questo, parliamo del processo. Il processo è Eternit, poi alla sbarra non c'è l'Eternit perché c'è già stata in diverse altre occasioni. Alla sbarra, su questo processo che è definito il processo all'Eternit, ci stanno i proprietari dell'Eternit. Questo Stefan Schmidheiny, che è un miliardario svizzero, dietro il miliardario non si nasconde nulla di ideologico, ma è semplicemente una constatazione perché questo signore è il proprietario di un gruppo finanziario e di un gruppo industriale molto importante nel settore del cemento e quindi se è un miliardario, buon per lui, punto e basta, quindi niente di ideologico. E poi c'è il barone de Cartier, dico barone perché è un titolo nobiliare che ha e noi non ci possiamo fare nulla, che è un belga. Questi due signori sono alla sbarra perché da una perquisizione che è stata fatta in varie località italiane sono emersi alcuni dati e sono questi che adesso sono posti al giudizio della Corte, della Corte Penale a Torino. E quali sono questi fatti? Il fatto numero uno che evidenzia il pool di pubblici ministeri e coloro che hanno condotto le indagini guidati da Raffaele Guarinello. Il primo punto è in pratica che l'Eternit sapeva già dalla fine degli anni 60, quindi quello che dico chiaramente sono delle cose che sono emerse nel corso del dibattimento e che non sono una sentenza, voglio precisarlo, verranno poi dopo giudicati dal tribunale, verrà emessa una sentenza di primo grado, poi si vedrà se sarà una condanna, se sarà un'assoluzione, ci sarà un appello, questa sentenza arriverà in giudicato, anzi noi speriamo che non venga approvata la legge sul processo lungo, quella di questi giorni, perché questo qui ucciderebbe il processo all'Eternit, in quanto questa norma sul processo lungo che possibilità dà agli imputati, o meglio alle difese degli imputati? Dà la possibilità di presentare un numero praticamente indefinito di testimoni per quanto riguarda la difesa, senza quella scrematura che può fare il giudice comunque terzo, e che è giusto che faccia una scrematura fra tutte quante le richieste di testimonianza, sia da parte dell'accusa sia da parte della difesa che vengono presentate, perché in un processo come l'Eternit una norma del genere significa avviare questo processo automaticamente a prescrizione, no? In quanto sono migliaia già le parti civili. Se chiaramente molto facile in un contesto del genere poter portare a testimoniare migliaia di persone, allora significa allungare di anni, se non decenni, questo processo e portarlo a morte certa, non a sentenza, ma a prescrizione sicura. Quindi dicevo, chi c'è alla sbarra ci sono queste persone che sono state dall'accusa individuate come i proprietari dell'Eternit italiana, attraverso tutta una complessa concatenazione internazionale di partecipazioni societarie. A questo sono state dedicate diverse perizie tecniche e quindi è stato, diciamo, accertata questa cosa qui, che adesso è a valutazione da parte del tribunale, e quindi sono finite alla sbarra queste persone. Qual è il capo di imputazione? Il capo di imputazione che viene contestato agli imputati è il disastro.
Però il disastro condolo. Adesso nel codice penale c'è una certa progressività di dolo, no? È stato contestato il dolo praticamente, anche se la definizione è diversa nel codice penale. Noi semplifichiamo un po' questa trasmissione, ci spogliamo da tutta una serie di terminologie tecniche, ma quello che viene contestato a questi signori è in pratica un dolo consapevole, cioè in pratica all'Eternit viene contestato il fatto che loro sapevano fin dalla fine degli anni 60, con delle evidenze scientifiche molto solide, che l'amianto era cancerogeno. E loro, per profitto, per mero profitto, hanno continuato in questa attività. Non solo hanno continuato in questa attività, quindi producendo prodotti contenenti amianto, ma da una parte dissimulando queste loro conoscenze, adoperandosi molto per minimizzarle, per fare in modo che la produzione del cemento amianto potesse continuare senza particolari disturbi. Ci sono evidenze proprio di riunioni periodiche internazionali fra tutti quanti i responsabili delle varie Eternit sparse per il mondo, dove si faceva periodicamente un'analisi paese per paese della situazione, di come i sindacati reagivano ai problemi che sorgevano con l'amianto e i problemi che sorgevano con la malattia, quella più evidente nell'immediato, che è l'asbestosi, no? Fra i lavoratori. E poi viene contestato sempre agli ex proprietari dell'Eternit, perché l'Eternit in Italia poi è arrivata a fallimento. E viene contestato tutta questa serie di reati che loro avrebbero commesso per nascondere il fatto che l'amianto sia cancerogeno, continuare a fare profitti senza tener conto di condizioni igienico-sanitarie addirittura minime negli stabilimenti dell'Eternit, e ci sono proprio testimonianze di lavoratori e testimonianze di tecnici che dicevano sì. Non lo so, mi è rimasta impressa una di queste testimonianze dove c'era il lavoratore che da una parte dice sì, le mascherine ce le hanno date, però erano delle mascherine inadeguate perché era anche impossibile utilizzarle, e poi dall'altra parte c'era il tecnico che dicevano sì, le mascherine sono state date, non erano adatte a fermare le fibre d'amianto, e quindi oltre ad essere inefficaci potevano, diciamo, sortire soltanto un effetto psicologico, perché dal punto di vista tecnico queste mascherine erano totalmente inadatte. In più avevano l'aggravante che si faceva fatica agli operari ad utilizzarla, perché per come erano fatte facevano anche queste ulteriori difficoltà. Poi vengono contestati i reati ambientali, che rientrano sempre in questo concetto di disastro doloso. Per fare giusto un esempio, sulle rive del Po, dove c'era lo scarico dello stabilimento dell'Eternit di Casale Monferrato, il cosiddetto polverino. Il polverino è un materiale di scarto di cemento amianto in stato libero, per cui le fibre si rilasciano molto facilmente da questo materiale. E lo scarico dell'acqua nel fiume Po ha creato addirittura una spiaggia di questo materiale, quindi di amianto quasi puro, possiamo dire, di addirittura 12.000 metri cubi. E la bonifica di questa parte del fiume Po, dove si era creata non solo la spiaggia, ma addirittura un'isoletta in mezzo al fiume di questo materiale, è stata fatta, però è stata fatta in un modo particolare, cioè non si potevano rimuovere 12.000 metri cubi di questo materiale e portarli da un'altra parte e metterli in sicurezza, ma si è dovuti tombarli. Tombarli significa che con tutte quante delle tecniche, un protocollo molto preciso che è stato poi dopo attuato, spendendo un mare di soldi chiaramente, e questo materiale è stato tombato lì in loco, quindi il materiale non è stato rimosso, ma è stato semplicemente messo in sicurezza. Quindi noi ce lo troveremo lì anche per le generazioni future, forse per i secoli e i millenni futuri, con la speranza che qualcuno se ne ricordi prima che accada un nuovo disastro. Purtroppo i dati sull'amianto in Italia non sono incoraggianti, perché ci sono queste 3.000 morti asbesto correlate, e le malattie asbesto correlate, vale a dire legate all'amianto, non sono
non è soltanto il mesotelioma pleurico, che è proprio quel tipo di tumore direttamente legato all'esposizione alle fibre d'amianto, e anzi è considerato il mesotelioma addirittura un tumore sentinella, cioè dove c'è il dove esce fuori una persona che si ammala di mesotelioma pleurico è praticamente certo che ha avuto un'esposizione all'amianto. E poi ci sono tutta un'altra serie di malattie, quale per esempio il carcinoma del polmone, piuttosto che il tumore della laringe, il tumore della tunica vaginale del testicolo, il mesotelioma del peritoneo. E quindi tutte queste malattie qui si vanno ad aggiungere alla malattia asbesto correlata diretta, che è praticamente il mesotelioma pleurico, e in totale raggiungiamo questo numero. E gli esperti dicono che noi raggiungeremo un picco, il picco delle malattie asbesto correlate nel 2017, però negli ultimi anni si è notato che c'è una quota significativa di persone che si ammalano e che prendono questa malattia, ma non si capisce come, non si capisce il meccanismo. Quindi non si riesce a ricostruire fra queste persone dove sono state esposte, per cui si possono soltanto fare delle ipotesi che sono, diciamo, chiaramente non sono proprio delle congetture, delle ipotesi abbastanza valide, ma che non sono ancora suffragate da certezza. Partiamo dal presupposto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che una soglia accettabile di inquinamento di fibre d'amianto negli ambienti di vita quotidiana è pari ad una fibra al litro, che è pochissimo. Io voglio fare sempre l'esempio, se c'è qualche web ascoltatore che ancora non ha ascoltato le puntate precedenti di Lacrime d'amianto, allora prendiamo ad esempio un centimetro lineare, cioè quindi uno spazio piccolo così. Allora, su un centimetro lineare noi possiamo mettere in fila 200 capelli, che è già un numero importante, oppure possiamo mettere in fila 1200 fibre di nylon, perché la fibra di nylon è molto più sottile di un capello, oppure possiamo mettere in fila 335.000 fibre d'amianto. Quindi pensate un po', in un litro d'aria quante fibre d'amianto potrebbero esserci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che un livello accettabile, il concetto di livello accettabile è un concetto, come posso dire, un po'... non è il concetto che dice non c'è rischio, cioè c'è il rischio zero, è un concetto un po' cinico, che dice il rischio è accettabile, nel senso che noi possiamo accettare che ogni tanto qualcuno incappi nella malattia, e fissa questa soglia in una fibra al litro. Per i lavoratori le soglie sono chiaramente più alte. E le soglie più alte sono dovute al fatto che ci sono persone che necessariamente sono esposte al numero di fibre più alti, perché oggi, mentre l'amianto in Italia non si lavora più, non si estrae, non si commercializza, non si installano più pannelli di nessun tipo, non si utilizza più l'amianto floccato, d'altra parte però ci sono alcune migliaia di lavoratori, e ce ne saranno sempre di più, che sono invece impegnate nelle bonifiche. Le soglie sono più alte per queste persone, chiaramente, però queste persone lavorano in un ambiente protetto, con tutta una serie di precauzioni e di preparazioni. Ritorniamo ancora al processo, perché il tempo è tiranno e ci sono rimasti 11 minuti di trasmissione, se non vado errato. E come sta andando il processo? Il processo, grazie al Presidente, sta andando molto bene, nel senso che è andato molto speditamente. Si è arrivato due settimane fa alle conclusioni delle parti civili, che nonostante siano state tantissime hanno economizzato veramente bene il tempo, e quindi prima della pausa estiva sono riuscite a chiudere le loro conclusioni. Il pubblico ministero ha chiuso la requisitoria e Raffaele Guariniello ha chiesto sia per Schmidheiny che per De Cartier 20 anni di carcere, quindi una pena pesantissima, 12 anni di base più tutta quanto una serie di pene accessorie, di aggravanti, dove si arriva praticamente ad una richiesta di 20 anni di reclusione più l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E adesso la parola, dopo metà settembre, se non erro, se abbiamo qui un calendario vicino,
La ripresa del processo è fissata per il lunedì e per martedì. Ecco qua, sì. Dovrebbe essere o il 19 e il 20 settembre oppure il 26 e il 27. Comunque in questi, se non sbaglio, il 19 però. Il 19 dovrebbe riprendere il processo all'Eternit e quindi qui incominceranno le conclusioni dalla parte delle difese. Sarà chiaramente una requisitoria lunga, articolata, perché questo processo è molto complesso anche dal punto di vista tecnico. E se vedrà condannate gli imputati, si apriranno degli scenari nuovi. Si apriranno degli scenari nuovi perché una corte avrà diciamo, accertato, stabilito che quelli dell'Eternit sapevano. Quindi si apriranno poi dopo diciamo, le porte a tutta un'altra serie di procedimenti che potranno essere fatti in Italia, ma soprattutto anche all'estero, perché ci dobbiamo ricordare che il problema dell'amianto nel mondo è un problema molto grave perché in Canada si continua ad estrarre, loro non lo usano, però lo esportano, e mica soffessi, e in Brasile si estrae, si commercializza, si importa, così come lo si fa in India, in Cina e in Russia, quindi nei paesi più popolosi del mondo. E qui nei prossimi anni, posto che già i problemi ci sono per quanto riguarda l'asbestosi, ma soprattutto per la parte tumorale che ha una latenza lunghissima, oggi sono accertati addirittura casi di mesotelioma dove è accertata l'esposizione a 50 e finanche a 60 anni prima. Perché vedete, questo è anche uno degli elementi emersi in questo processo dalle perizie presentate sia dalla difesa che dall'accusa, no? Per cui queste perizie fatte da medici, da epidemiologi, da esperti, insomma, del settore. Rispetto a quello che si pensava prima, al concetto di trigger dose, vale a dire la dose killer, no? Quella prima esposizione dove tu hai beccato la fibra è quella che ti porterà poi al mesotelioma. E il fatto della latenza è legato soltanto ad un discorso di predisposizione, è stata smentita in questo, diciamo, dalle evidenze scientifiche che sono emerse nel corso del processo. E che cosa è emerso? È emerso che esiste come posso dire, il tumore viene sviluppato e reagisce in funzione alla dose, per cui se la dose di esposizione è breve oppure, pardon, è di modica quantità oppure massiva, e poi dal tempo dell'esposizione, per quanto tempo sono esposto. Posto che è stato accertato che l'amianto è cancerogeno sempre, cioè se io ho un breve periodo di esposizione, anche a dosi estremamente basse, ho molte probabilità di sviluppare il tumore, però in un lunghissimo periodo, quindi la latenza può arrivare addirittura fino a oltre 50 anni. Se invece ho una esposizione massiva e prolungata nel tempo, il termine di latenza si accorcia, può arrivare addirittura a 15 anni, anche se è raro, 15 anni, perché mediamente si parla di 25 e di 30 anni. Però anche queste evidenze sono importanti perché ci danno il segno di ciò che potrà accadere in futuro nel mondo. Voi pensate sempre che la rivista scientifica The Lancet ha ipotizzato, cioè ha fatto uno studio e quindi ha buttato giù dei numeri e si è posta la domanda da qui a 20 anni, era il 2010, quindi nel periodo 2010-2030, quanti morti, quante persone, ci si aspetta che perderanno la vita nella sola Europa? Cioè il numero è sconvolgente, 500.000. 500.000 è un numero veramente importante e in più la rivista scientifica parla di ineluttabilità di questo, perché le evidenze scientifiche di adesso e le esposizioni che sono assolutamente certe e purtroppo portano a questi risultati. Cosa avverrà nei prossimi decenni nel mondo se si continuerà ad utilizzare l'amianto come lo si sta utilizzando
nei paesi che vi ho detto prima, quindi in Cina, in India, in Russia, in Brasile. Ci sarà, certo, non moriremo tutti quanti d'amianto, per carità, però questo qui è un fattore di inquinamento ambientale molto importante che si può limitare soltanto in un modo, soltanto non utilizzando l'amianto e bonificando quello che c'è. Ecco, il problema, ad esempio, italiano è che noi abbiamo ancora in giro 32 milioni di tonnellate di amianto sparso per l'Italia. In più non li abbiamo concentrati tutti in un posto, ma sono più o meno distribuiti omogeneamente sul territorio. Pensiamo soltanto alle lastre, in cemento amianto, le classiche lastre di Eternit che coprono, edifici pubblici, edifici privati, molte case, le tettoie. Che sono distribuiti in città, come in campagna, dappertutto. Queste lastre qui sono soltanto in Italia 2 miliardi e mezzo di metri quadri. E le bonifiche, questo lo dice sempre Rena, ma al ritmo attuale impiegheremmo 150 anni per bonificare l'ultima lastra di Eternit. Questo qui è un gravissimo problema, anche perché il cemento amianto, come tutte le cose in edilizia, si degrada. E proprio degradandosi la matrice cementizia rilascia aerodisperde le fibre d'amianto. Le fibre sono praticamente indistruttibili perché il materiale diciamo, è stato sempre apprezzato proprio per questa caratteristica di resistenza, di non degradabilità agli agenti atmosferici, agli agenti biologici, piuttosto che agli urti. È una fibra resistentissima. Una volta che è aerodispersa, non fa altro che aumentare il fondo naturale di inquinamento d'amianto. E allora ci saranno zone chiaramente che saranno più inquinate, altre che lo saranno di meno. Queste fibre poi, a secondo negli anni come si muoveranno le correnti, diciamo, d'aria, si sposteranno e magari ci saranno zone proprio appunto più inquinate rispetto alle altre, e allora lì scatta, come oggi scatta, la roulette russa. Ogni tanto qualcuno ci incappa. Oggi in Italia queste qui sono 600. Sono il 20% di quei 3.000 morti l'anno asbesto correlati dove non si riesce a capire da dove viene l'esposizione. Perché questa esposizione non si riesce a capire? Perché sono persone che non hanno mai avuto a che fare direttamente con l'amianto, non hanno mai lavorato in uno stabilimento, non hanno mai fatto un lavoro dove magari c'erano dei materiali che lo utilizzavano. Non lo so, io faccio sempre l'esempio degli orafi, che ormai sicuramente conoscerete bene, ma si può dire anche i meccanici, no? Quelli che sostituivano le pasticche dei freni della macchina, piuttosto che i lavoratori delle officine ferroviarie, dove non solo nei vagoni come isolante, ma proprio nelle pasticche dei freni veniva utilizzato questo materiale fino alla messa al bando. La messa al bando dell'amianto risale al 1992 con una legge che ha raccolto le evidenze scientifiche. L'Italia, come tutta Europa in pratica, ha fatto una scelta precisa, che è quello di mettere al bando questo materiale. Quindi in Italia si può soltanto smaltire, non si può più né importare, né importare né commercializzare sotto nessuna forma. Però è importante che le bonifiche vengano accelerate. Nel 92 il legislatore era stato anche lungimirante. Lungimirante perché a che cosa aveva pensato? Ha detto: guarda, in 6 mesi a partire dalla promulgazione della legge ogni regione deve fare il suo piano di smaltimento per l'amianto, quindi trovare pure delle soluzioni, delle discariche per smaltirlo. Oggi altre evidenze scientifiche ci dicono che il cemento amianto, l'Eternit, se trattato, se nel cemento amianto c'è la crocidolite, che è quella che crea maggiori problemi, se trattata a 1400 gradi, la crocidolite, come gli altri tipi d'amianto, anche ad una temperatura più bassa, cambiano proprio morfologicamente, diventano dei materiali assolutamente inerti e non pericolosi. E questi qui chiaramente sono dei costi. Dal 92 ad oggi solo l'Emilia-Romagna e qualche cosa, l'Emilia-Romagna e la Toscana hanno fatto tanto in termini di bonifiche, la Lombardia qualcosa, ma in tutte le altre regioni si registrano dei ritardi veramente drammatici, così come ad esempio in Calabria, per dare attuazione a questa legge 1992 ci è voluto l'aprile del 2011, quindi un ritardo praticamente di 18 anni rispetto ai termini che erano stati fissati. Va bene,
Allora, la mezz'ora che doveva essere dedicata a Lacrime d'Amianto si è quasi esaurita. Io non so se Roberto ci sta seguendo, ma arriverà fra qualche secondo. Sì, Abbiamo Marco, sono riepilogato. qui, ho seguito l'ultima parte della tua trasmissione, come sempre molto interessante. Quindi a questo punto direi di chiudere Lacrime d'Amianto Ma sì, io direi di sì, anche perché poi ci ritorneremo nelle prossime puntate dove ci sarà altro da dire, da affinare, da approfondire anche sul processo, perché questo argomento è molto complesso, va assorbito a piccole dosi. Certo, io direi a questo punto di verificare, torniamo un attimo.